Allora, buongiorno a tutti, io sono Daniela De Giorgis, sono al lavoro in Assolombarda e seguo fra gli altri il gruppo terziario industriale che riunisce le imprese del settore. Assolombarda ovviamente è una territoriale di Confindustria, in quanto tale associo e rappresenta imprese della committenza e imprese che sono appaltatrici e quindi abbiamo una visione, una consapevolezza delle esigenze, delle criticità di questi due poli del mercato. Ora, il tema di questo workshop è sicuramente un tema difficile, insoddisfazione collettiva verso la pulizia. Abbiamo visto anche dal sondaggio Mannheimer che c'è insoddisfazione sui mezzi pubblici ed è il settore in cui è maggiore il gap fra ciò che è desiderato e ciò che è percepito. Ora, il tema perché è difficile? Perché gli attori, i fattori da cui dipende la dimensione del pulito nei trasporti sono tanti e questa molteplicità non aiuta poi a trovare delle convergenze, una molteplicità che chiama in causa la finanza pubblica, il consenso politico, elettorale, che chiama in causa, abbiamo visto, il senso civico, lo Stato, poi anche delle strutture, delle infrastrutture, delle reti di trasporto e poi ovviamente chiama in causa le imprese sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta e soprattutto il ruolo fondamentale del personale, quindi anche del sindacato. Una delle prime criticità nel settore appunto trasporti è la carenza delle risorse. Le risorse economiche sono per definizione scarse, in questo settore oggi lo sono ancora di più, nel senso che questo settore ha due fonti di finanziamento: le risorse che arrivano dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, e la manovra finanziaria del governo precedente ha ridotto pesantemente le risorse per il trasporto pubblico locale, quindi i cosiddetti tagli lineari. Poi abbiamo l'altra leva, che è la leva tariffaria, ma è una leva che difficilmente il soggetto pubblico può utilizzare, perché il rischio è quello ovviamente di perdere consenso politico, elettorale, e i sondaggi che hanno fatto anche recentemente dimostrano che l'utente italiano non è disposto a pagare un prezzo più caro del biglietto per avere anche una pulizia maggiore, sebbene in Italia il prezzo del biglietto sia sostanzialmente molto più basso rispetto ad altri settori. Abbiamo poi l'altra criticità forte che è venuta fuori dal sondaggio di Mannheimer, che una buona responsabilità spetta a coloro che utilizzano il mezzo pubblico. Qui c'è un degrado un po' collettivo, cioè questo circolo vizioso, l'abbiamo visto prima, fra il degrado sostanzialmente urbano e sociale, nel senso che il degrado urbano nasce da un degrado sociale, ma allo stesso tempo alimenta ulteriormente il decadimento culturale e sociale, perché ovviamente vivere in un ambiente non pulito incita a non rispettare sostanzialmente quell'ambiente, diminuisce il senso di appartenenza ad una comunità collettiva. Abbiamo poi altri fattori ovviamente che subentrano, già detto prima, il problema delle strutture. In alcuni casi le strutture sono molto vecchie, sono datate, quindi impediscono anche l'utilizzo di determinate tecnologie magari più avanzate, oppure abbiamo strutture che sono contese fra diversi soggetti pubblici che amministrano la cosa pubblica e molte volte le giurisdizioni, le competenze territoriali non sono ben definite, quindi non si capisce chi deve fare che cosa. Abbiamo poi ovviamente il problema anche del personale, perché è un problema che nasce da diversi fattori. Abbiamo sempre più lavoratori extracomunitari, ovviamente abbiamo le imprese che ci dicono che devono tradurre gli ordini di servizio in cinque lingue, e ovviamente questo non è sufficiente, perché il personale non lo si gestisce soltanto con gli ordini di servizio. Abbiamo un appaltatore che non può autonomamente disporre del personale, soprattutto dove e come collocarlo, perché ci sono dei vincoli contrattuali e legislativi, e questo è un altro elemento di rigidità. Poi ovviamente l'economia sommersa, l'illegalità, che è sempre in agguato quando ci sono forti pressioni economiche su un'impresa appaltatrice, è chiaro che la via di fuga della illegalità diventa, come dire, molto più facile. Abbiamo poi ovviamente un coinvolgimento importante della committenza e dell'impresa appaltatrice. La committenza ha una responsabilità di vario tipo, perché deve decidere quanto denaro mettere in gara, quanto vuole spendere per questi
servizi, deve decidere che tipo di servizi, di risultato vuole ottenere, deve decidere come aggiudicare la gara e quindi se utilizzare il solito criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve decidere soprattutto come dare esecuzione al contratto e quindi intervenire nella fase di controllo, una fase che molte volte è carente, ma se manca poi le prestazioni non vengono garantite. Deve poi scegliere come qualificare l'impresa migliore per fare quel tipo di gara. Abbiamo poi dal lato dell'impresa appaltatrice un ruolo che si gioca sulla serietà professionale, sulle capacità, sul know-how, sulla solidità patrimoniale ed economica, sulla capacità di offrire le soluzioni tecnologicamente più avanzate per fare il servizio. Ora, io adesso in questa breve introduzione ho fatto un po' un quadro delle criticità principali che riguardano appunto il settore trasporti. E adesso lascerei la parola ai relatori e abbiamo al tavolo l'amministratore delegato Carlo Tosti di ATAC, quindi una società importante che gestisce tutto il trasporto pubblico locale a Roma. Abbiamo poi per l'impresa appaltatrice Samuele Nocerino, che è amministratore unico della Lancra SRL, e abbiamo poi per l'associazione di categoria il Felice Romeo di Lega Coop Servizi. Adesso io cederei intanto la parola all'amministratore delegato di ATAC Roma, Carlo Tosti. Ecco, vorrei sottolineare una cosa, nel senso che oggi appunto ATAC Roma ha deciso di essere presente con un soggetto, come dire, apicale, con l'amministratore delegato, e dal mio punto di vista questo è un segnale di importanza che una società come ATAC riconosce alla pulizia. Quindi mi piacerebbe anche capire sostanzialmente come ATAC, che deve affrontare una realtà molto molto complessa, si sta organizzando, si è organizzata per affrontare la pulizia, e come i tagli della manovra appunto precedente finanziaria hanno inciso sul livello di pulizia che ATAC vuole garantire all'utenza. Quindi cedo la parola adesso a Carlo Tosti.